L'interesse di Zurich nel fintech è l'interesse di un grande gruppo multinazionale che è presente in 210 paesi del mondo e ha il grande vantaggio di poter sperimentare delle soluzioni magari in una determinata parte del globo per poi esportarle in altri ambiti. Attualmente abbiamo già avviato molte collaborazioni, in alcuni casi sono anche delle equity stake con alcune realtà presenti in diversi paesi, è il caso di Dentolo in Germania, Clink, CoverWallet in Spagna e Driveway per esempio negli Stati Uniti, solo per fare alcuni esempi, ma siamo ovviamente interessati a lavorare sempre di più con diciamo un mondo che è innovativo come quello del fintech, dove si esprimeranno i modelli di business del futuro. È importante dire che siamo estremamente attenti a raccogliere quelle che possono essere le proposte. L'anno scorso abbiamo avviato il nostro Zurich Innovation Championship con 458 candidature da tutti i paesi del mondo. Quest'anno ci aspettiamo che le start-up che si candideranno saranno più di 700, quindi non avremo che da scegliere con quale partner collaborare. Abbiamo scelto di diventare corporate member del FinTech District perché se vogliamo fare innovazione dobbiamo prima di tutto respirare innovazione e farlo qui, farlo in una città come Milano che in questo momento esprime il meglio dell'Italia è sicuramente un requisito primario per tradurre quella che è un'intenzione poi in un comportamento attivo e in un'azione dal punto di vista delle soluzioni che si andranno ad adottare in questo settore. Il secondo aspetto è che da un mondo che produce innovazione noi ci aspettiamo anche di essere ispirati dal punto di vista della realizzazione di modelli di business alternativi e di modelli comportamentali e quindi organizzativi anche diversi rispetto a quelli che un'industria assicurativa attualmente ha al proprio interno e si tratta di un settore che ha bisogno sicuramente di un'accelerazione in termini di cambiamento e quindi siamo sicuri che da chi fa e pensa il nuovo possa arrivare sicuramente un bel incentivo e un bello stimolo. Le start-up, come in tutti gli altri settori, si integreranno sempre di più anche nel modello di business assicurativo. La componente che loro portano in dote è l'attenzione verso il servizio e quindi il miglioramento della componente di servizio e la capacità di intercettare quelli che sono i bisogni e i comportamenti dei clienti. Questo che cosa può significare in pratica per noi? Significa che potremmo trovarci in una situazione di necessità, di un rischio che si verifica, ad esempio un incidente, una perdita d'acqua in casa piuttosto che un problema di salute e potremmo avere la possibilità di anticipare questo rischio o di intervenire con molta più rapidità rispetto a quelli che sono i tempi attuali o in alcuni casi addirittura evitare che questo rischio avvenga, come nel caso del monitoraggio di parametri della salute che ci consenta di cogliere sostanzialmente dei segnali. Quindi l'elemento chiave delle start-up è proprio quello dell'avvicinamento ai bisogni dei clienti ed è un tema che riguarda non solo l'industria assicurativa ma qualsiasi altro settore e quindi così come riguarda gli altri anche noi dobbiamo essere pronti a coglierlo perché non è soltanto un tema di business ma è anche un tema diciamo di etica e di benessere sociale più in generale.